attività ovviamente anche di volontariato. Noi veramente confidiamo moltissimo su questa società e sulle capacità non soltanto organizzative ma anche di sostegno del movimento sportivo del triathlon. Grande giornata di festa anche per piccoli e genitori. Molte le categorie che si sono cimentate nelle tre discipline: youth, junior, ragazzi, esordienti e cuccioli. Piccoli campioni crescono. Il prossimo appuntamento per gli appassionati è il 14 ottobre per il 12° duathlon di Conegliano tra i Colli e le Vigne. Buonasera, nuovo appuntamento con Lunedì Bianco Celeste, la nuova trasmissione, la trasmissione di Treviso 1 che vi accompagnerà dopo averlo fatto l'anno scorso anche per questa stagione 2012-2013, che seguirà tutte le partite casalinghe e in trasferta del Treviso Calcio. Anche oggi purtroppo ci troveremo a commentare una sconfitta, ma non mancano i lati positivi per questa squadra che continua a giocare bene, paga un po' di sfortuna in questo inizio di stagione, ma siamo sicuri che continuando così potranno arrivare anche i risultati. Non sono da solo questa sera, con me c'è Silvia Mazzara. Buonasera, ciao Silvia. Buonasera, ciao Luca, buonasera a tutti. Per Silvia è un esordio in televisione, in questa trasmissione, quindi cercheremo di essere tolleranti naturalmente, Silvia. Ma siamo sicuri che Silvia sarà bravissima, un po' farò emozionata forse per sì, questa pochino, prima puntata. Sì, un pochino, farò del mio meglio Luca. Cerchiamo subito di sciogliere il ghiaccio allora e chiediamo a Silvia di presentarci gli ospiti di questa sera. Diamo il benvenuto all'attaccante del Treviso, Nazareno Tarantino. Ciao Nazareno, buonasera. Ciao. Buonasera. Buonasera. Nazareno Tarantino, uno dei migliori ieri, anche se purtroppo non è bastato. E diamo anche il benvenuto al centrocampista del Treviso, Stefano Salvi. Buonasera Stefano, buonasera. Centrocampista buonasera. Del Treviso Ciao. E capitano di questa squadra. Allora, prima di leggere tutti i numeri della terza giornata di campionato, una breve battuta, un breve commento, un'introduzione alla partita di ieri. Stefano, un'altra partita sfortunata, anche in questo caso il Treviso meritava di uscire almeno con un pareggio da Trapani, purtroppo non è andata così, poi vedremo anche gli episodi hanno contato. Sì, come dici tu Luca, ci troviamo a commentare un'altra sconfitta. C'è rammarico perché veramente dal punto di vista del gioco di sicuro non meritavamo di tornare a casa senza i tre punti, ma il calcio è così, la strada è questa, continuiamo a lavorare come stiamo facendo in settimana e sicuramente ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Nazareno Tarantino, c'è anche da dire che il calendario non ha aiutato perché Cuneo e Entella erano due squadre che il Treviso aveva già affrontato l'anno scorso, quindi neopromosse, ma il Cuneo aveva mantenuto la stessa intelaiatura, quindi era una squadra tosta, l'Entella si è rinforzata, il Trapani ha sfiorato la Serie B. Sì, è vero, però c'è anche da dire che all'inizio del campionato potrebbe essere anche una fortuna incontrare queste corazzate, perché magari li incontro ancora con i carichi di lavoro, con qualcosa da limare, e purtroppo tanto prima o poi vanno incontrate, quindi c'è il rammarico, come ha detto Stefano, di non aver fatto in queste tre partite, meritavamo almeno di avere due punti. Però in questi momenti gli episodi non ci stanno dando una mano e io penso che nell'arco di un campionato le cose si vanno a compensare. E tra l'altro domenica, a proposito di calendario difficile, ci sarà anche il Lecce, che è la favorita numero uno di questa stagione, lo sta dimostrando perché è l'unica squadra a punteggio pieno. E a proposito di questo, leggiamo subito tutti i numeri della terza giornata, a cominciare dai risultati di ieri. Sì, vediamo nella terza giornata Albino Leffe Virtus Entella 3-1. Cremonese Ferralpisolò 2-0, Lecce San Marino 2-0, Pavia Lumezzane 0-0, Protogruaro Carpi 2-0, Reggina Cuneo 0-2, Trapani Treviso 3-2, Triun Como 2-2. Vediamo che ha riposato il Sud Tirol.
Vediamo anche se ci aiutano le grafiche della nostra regia con la classifica dopo la terza giornata. Ricordiamo che la classifica è condizionata anche da alcune penalizzazioni che ricorderemo. Vediamo. Troviamo in testa il Lecce con 9 punti, a 6 punti abbiamo il Carpi, Virtù Sentella, Trapani e Reggiana, con 4 punti abbiamo il Como, Portogruaro, Sud Tirol, Alto Adige, a 3 punti la Cremonese, San Marino, Cuneo, Feralpisalò, 2 punti Lumezzane, 1 punto invece il Pavia e il Tritium, a 0 punti purtroppo il Treviso e a meno 5 punti l'Albino Leffe. Ecco, una classifica che vede due estremi già piuttosto staccati, il Lecce con 9 punti, l'Albino Leffe a meno 5, ma partiva da meno 10. Tarantino, se dobbiamo guardare innanzitutto le squadre che dovranno lottare per salvarsi, perché l'obiettivo del Treviso dichiarato quantomeno è quello innanzitutto di una salvezza, poi se si potrà si cercherà di togliersi qualche altra soddisfazione. Dicevo, è un campionato ancora abbastanza naturalmente in divenire. L'Albino Leffe a meno 5, però ha già recuperato 5 punti sulle altre. Sì, hai detto bene te, è ovvio che bisogna iniziare a fare punti perché dietro stanno viaggiando. L'Albino Leffe ha fatto 2 pareggi e una vittoria. È un campionato strano perché l'Entella che si era visto domenica scorsa contro di noi, nessuno magari pensava che potesse andare a Bergamo e perdere 3-1. Però il calcio è strano e ogni domenica ci possono essere delle sorprese. Non è detto che sulla carta noi domenica partiamo ovviamente sfavoriti perché giochiamo con una squadra che ha quasi 5-6 giocatori che giocavano in Serie A fino a 4 mesi fa. Quest'anno però, credo che tutte partano sfavorite con Lecce. Però ce la giochiamo a viso aperto, certo. E tanto ci danno tutti per spacciati, quindi... Non c'è nulla da perdere in questo caso. La realtà dei fatti è questo, non c'è nulla da perdere, ce la giochiamo come se andate a Trapani a giocarcela. Salvi, Lecce è di un'altra categoria a tutti gli effetti, di un altro pianeta quasi, o si può fare risultato contro chiunque? Ma sono sempre stato abituato, e anche il mister mi ha abituato a guardare in casa mia, diciamo. Noi, per come siamo messi e per il potenziale della nostra squadra, possiamo vincere e perdere con chiunque a seconda di come andiamo in campo. Il fatto è che un'eccezione va fatta per Lecce, perché sarebbe inverosimile non ammettere che ha un telaio, una struttura da Serie A, perché se prendiamo singolarmente i giocatori del Lecce, uno o due non hanno fatto la Serie A lo scorso anno. Quindi è un dato di fatto quello. Però te l'ho detto, come è difficile affrontare qualunque squadra, ogni partita ha la sua storia e dobbiamo essere noi bravi, sarà motivo ancora più importante di scendere in campo belli motivati. Affrontiamo giocatori che hanno calcato la Serie A e quindi sarà a noi dimostrare che ci siamo anche noi in questo campionato e di sicuro la posizione in classifica che ci compete non è quella lì in fondo. E chissà che è proprio Lecce contro Lecce, non sia la partita della svolta. Tra poco torneremo, faremo un passo indietro perché siamo qui per commentare la partita di ieri tra Trapani e Treviso. Prima però dobbiamo fermarci un momento. Andiamo in pubblicità? Sì, ci vediamo fra 2 minuti dopo la pubblicità. Vi aspettiamo. Rieccoci in studio lunedì, bianco-celeste. Rieccoci in studio lunedì biancoceleste, tra pochissimo le immagini di Trapani-Treviso, prima però ricordiamo anche i numeri per contattarci sia in diretta che durante la settimana. Sì Luca, infatti i telespettatori ci possono contattare al numero 0422 36 0523 oppure alla nostra pagina Facebook lunedì biancoceleste oppure su Twitter @lunedibc. Ecco, allora ricordiamo, potete contattarci naturalmente in diretta, telefono, post, tweet, ma anche durante la settimana poi i messaggi più interessanti li leggeremo nella prossima puntata di lunedì biancoceleste. Tra poco, durante la puntata, leggeremo anche i primi tweet e i primi post che ci sono arrivati questa sera. È il momento però di andare a Trapani per la sintesi del primo tempo di Trapani-Treviso. Il tocco buono stavolta per Madonia che cerca il fondo, traversone con il sinistro, Campironi ci arriva, il tiro di, mi sembra, Spinelli e la palla in rete. Prima azione offensiva del Trapani e palla in gol, il tap-in vincente di Spinelli. Campironi sta barcollando vistosamente, non riesce a stare in piedi. Attimi davvero di tensione a Trapani, probabilmente ha preso una botta nell'uscita Gianmarco Campironi. Gli applausi che sentite
è per Campironi, che sta abbandonando il campo in barella. Ovviamente speriamo non sia nulla di grave. Intanto la palla in rete, il gol del Treviso con Piccone. 14esimo minuto, pareggio immediato del Treviso. Andrea Luca Piccone. Rinvio di Nordi, Esposito va in chiusura, serve inavvertitamente Abate, il sinistro debole, è ancora basso, potrebbe arrivare il traversone che arriva ora, il colpo di testa, palla fuori di un soffio, prova ad andarsene, Rosaia su di lui, rientra anche Esposito sul pallone ed è il giallo e calcio di rigore. Parte Madonia, destro, rete. Nuovo vantaggio del Trapani, perfetto il calcio di rigore di Madonia. Attenzione, Fortunato, palla in mezzo a cercare Piccone che finisce giù, calcio di rigore. Tarantino contro Nordi, parte Tarantino, il sinistro, rete. Il Treviso pareggia al 46esimo minuto. Ora basso, traversone, centro area, colpo di testa, brividi per Merlano. Attenzione a basso, sempre molto profondo sulla destra, Esposito prova a chiuderlo, non ci riesce. Calcio di punizione basso, la palla in mezzo, Merlano, e poi il miracolo, doppio miracolo, prima Merlano e poi Esposito tolgono letteralmente la palla dalla rete. Azione di gioco, Cernuto prova a metter fuori, la palla rimane lì, Madonia mette in mezzo, attenzione, ancora Abate, rete, incredibile. Incredibile quello che è successo in area di rigore del Treviso. Al 51esimo minuto Abate ribadisce al termine di un'azione confusa. Era successo di tutto un minuto prima. Ed è davvero successo di tutto in questo primo tempo di Trapani-Treviso. Naturalmente dobbiamo ancora vedere le immagini del secondo tempo. Il Treviso ce l'ha messa tutta per riequilibrare, però non ce l'ha fatta. In questo primo tempo, Salvi, c'è da dire, un Treviso sicuramente generoso. Aveva giocato meglio per larghi tratti, forse anche del Trapani. Poi qualche disattenzione difensiva, soprattutto in quei minuti di recupero. Sì, il mister c'è sempre, fin dall'inizio, ha improntato una mentalità molto aggressiva. Quando non abbiamo la palla tendiamo sempre ad andarla a recuperare e questo ci porta spesso a guardare il pallone e a perdere. Purtroppo è un dato di fatto, fin dalle prime partite tutti errori di singoli, perché prepariamo la partita perfettamente, sappiamo come si muove l'avversario, sappiamo come dobbiamo muoverci noi, però in C2 forse certi errori te li puoi permettere, se sbagli una marcatura in C1 o in Lega Pro è impossibile non subire gol. Infatti appena concediamo qualcosa a livello di marcatura, subito puntuali, veniamo puniti. Nazareno, però ogni tanto la palla va spazzata, soprattutto in certi frangenti, giusto? Perché Maurizio è uno giustamente che cerca sempre il gioco, però forse non in quelle fasi. Ci sono delle fasi della partita che in alcuni momenti anche i grandi giocatori buttano via la palla. Noi in queste cose bisogna migliorare, in quel momento lì la palla andava buttata fuori dal campo, abbiamo preso 4 azioni in un minuto che neanche in tutta la partita troppo il Trapani ha costruito, e poi alla lunga questi sono errori che paghi, perché in queste categorie purtroppo 2-3 occasioni da gol se le concedi, poi ci sono attaccanti bravi che ti fanno gol e poi dopo stai qui a commentare e a piangere su cose che magari puoi anche limare ed evitare di concedere agli avversari, perché noi facciamo una fatica a fare gol. Noi È un peccato prenderli così, e noi per far gol bisogna o fare un euro gol come ha fatto Piccone o creare 8 palle gol. Quindi penso che sia un po' inconcepibile, anche perché con tutte le domeniche puoi costruire almeno 6-7 palle gol. Certo, tra l'altro una partita, dicevamo prima, anche condizionata in parte dagli episodi. Vedremo qualche episodio alla Moviola, il rigore assegnato al Trapani, quell'azione confusa del 3-2 definitivo dei siciliani e anche l'infortunio a Campironi che davvero ci ha spaventati tutti. Per fortuna Campironi sta bene, tra l'altro dovremmo averlo tra poco al telefono dopo la sintesi del secondo tempo per sentire anche dalla sua voce come sta adesso e come ha vissuto
quei terribili momenti. Prima però è il momento di tornare allo stadio di Trapani. Sì, passiamo alla sintesi con il secondo tempo. Fortunato il tocco per Tarantino, il sinistro. Palla fuori. Sarà proprio Fortunato a battere. Palla lunga sul secondo palo. Forse sfiora Nordi, vedremo se ha toccato il portiere del Trapani, non è così. Ancora però non riesce a rinviare il Treviso. Toppan sui piedi di Mancosu, il sinistro, Merlano. È cambiata la coppia centrale del Trapani, tedesco, ci ha provato dalla distanza, applaudito, ma il tiro è da dimenticare. Ancora Rizzi, Tarantino si accentra, traversone, buono sul secondo palo, non ci arriva Esposito. E la palla finisce sul fondo. Occasionissima Treviso, 33esimo minuto, ancora un'invenzione di Tarantino, davvero il più pericoloso dei suoi, non c'è arrivato però Esposito sul secondo palo, ci ha provato in tuffo. Basso, limite dell'area di rigore, prova a rientrare Tarantino, un dribbling basso sinistro, Merlano, ci arriva la respinta del portiere del Treviso. Quindi un secondo tempo sicuramente più povero di emozioni, a quel punto forse squadre anche un po' stanche, perché faceva anche un certo caldo a Trapani, Salvi. Sì, c'era una temperatura abbastanza alta in settimana. Treviso naturalmente non è un alibi, ci mancherebbe. A Treviso è venuto a piovere un paio di giorni, lì abbiamo trovato un clima secco, temperatura alta, che sicuramente non ha agevolato i ritmi della partita. Ma ha influito un po' sul secondo tempo? Un pochino. Alla distanza il caldo si è fatto sentire, soprattutto gli ultimi 10 minuti ha pesato abbastanza sulla condizione. Nazario, non c'è da dire che anche come era successo in passato contro l'Entella, contro il Cuneo, tra l'altro con il Treviso in 10 contro 11, anche stavolta la reazione, il tentativo di reazione c'è stato da parte vostra. Ma in queste tre partite c'è sempre stata reazione, anche con il Cuneo, anche se in modo confusionale, subito dopo il gol siamo riusciti a pareggiare. Però ci sono sempre state reazioni, una squadra che sta dimostrando di avere carattere, di non mollare e di voler centrare qualcosa di importante. Per ora non ci siamo riusciti, ma noi stiamo, come ha detto Stefano all'inizio della trasmissione, stiamo lavorando bene durante la settimana e io credo che poi prima o poi i sacrifici verranno ripagati. È una prestazione buona, dobbiamo dire, del Treviso, sembra difficile dirlo dopo una sconfitta come era del resto stato nelle precedenti occasioni, ma ci sono diversi giocatori che hanno giocato bene, tutta la squadra che ha cercato di ribaltare il risultato, purtroppo non c'è riuscita. Noi abbiamo adesso al telefono Gianmarco Campironi. Buonasera Campironi. Ciao. Buonasera. Ciao Ste, ciao Nazza. Ciao Gabi. Eravamo un po' preoccupati, ci hai fatto spaventare domenica in diretta e adesso volevamo sapere come stai, se è tutto ok. No, adesso sto meglio, un po'. Insomma, un po' rimbambito per la botta, un po' giramenti, ancora un po' di testa, però comunque molto meglio. Noi intanto stiamo rivedendo le immagini, un contrasto con Toppan assolutamente fortuito, però tu nell'immediatezza dell'infortunio non ricordavi nulla, vero? Poche ore dopo la partita non ricordavi più nulla. No, io non ricordo tuttora non ricordo quello che è successo, della caduta, non ricordo veramente niente. Infatti mi fa un po' strano rivedere le immagini. Soprattutto, ecco, queste fa veramente strano, perché non me le ricordo personalmente. Infatti noi eravamo un po' rincuorati di vederti in piedi, anche se non in perfette condizioni, ma effettivamente se non ricordavi niente non era una cosa da poco. Per fortuna poi gli accertamenti hanno scongiurato il peggio, sì, che hai fatto all'ospedale di Trapani. Sì, poi ho fatto la TAC, è stata negativa. E sono stato svenuto per circa 40 minuti, mi sono svegliato praticamente quando la prima cosa che ho chiesto è stata quanto sta facendo il Treviso, ha mandato 3-2, che stavano perdendo, insomma è stato parecchio brutto. Tra l'altro c'è da dire che ti hanno dimesso praticamente subito perché sei rientrato con la squadra, quindi questo è un altro segnale che non era nulla di preoccupante, insomma. No, loro ovviamente mi hanno chiesto di rimanere, ma come tutte le cose per gli accertamenti, certo. Solo che avevo sicuramente un aereo da prendere e non mi sembrava il caso, ecco. Non ti chiediamo quando sarà rientro in campo, perché in questi casi passa in secondo piano, ti auguriamo soltanto di rimetterti al 100% al più presto. Grazie mille. Grazie a te Gianmarco e buona serata. Grazie altrettanto.
Bene, allora tra poco anche qualche dettaglio tattico sulla partita Trapani-Treviso. Prima magari Silvia, se abbiamo qualche aggiornamento dalla nostra pagina di Facebook, sì, leggiamo infatti, qualche messaggio. Infatti, la nostra domanda, chi è stato il migliore del Treviso in Trapani-Treviso? Tutti rispondono Piccone. Piccone che ha fatto un gran gol del resto nella partita di ieri. Vediamo se abbiamo altri messaggi, se no li leggiamo dopo. Sì. Poi appunto c'è qualcuno che ci dice anche 0 punti in 3 partite, è solo sfortuna o è la squadra che non va? Questo giro subito la domanda a Salvi. Sì, sì, non c'è problema, rispondo io. Sicuramente, in quanto capitano. In quanto capitano, giustamente. Giusto. No, non c'è... Ripeto, 3 partite, 0 punti, è andato di fatto. Però se andiamo a analizzare partita per partita, io non... senza alibi sempre, però ci sono stati episodi in primis col Cuneo, se non prendo io l'espulsione sicuramente non sarebbe finita così. Entella, vogliamo commentare anche Entella, sull'uno ancora pari, peggio, avete giocato sull'uno un'ora pari, in 10. Va in 10 un'altra volta, 1 ora in 10, e Di Girolamo che bene o male è il perno della difesa, che si va a far male, e subito dopo è uscito anche Esposito, e quando è così poi loro hanno dilagato, ma sicuramente 4-1 è il risultato falsissimo. E ieri invito qualunque persona a vedere la partita senza saperne leggere né scrivere, non serve un intenditore di pallone, che sicuramente un pareggio sarebbe stato addirittura stretto al Treviso come occasione. È normale che poi affrontavamo una squadra a Trapani, una squadra giovane come la nostra, loro se non sbaglio non avevano under, la terza del campionato, che è arrivata seconda l'anno scorso in campionato, ha lottato fino all'ultimo per salire in Serie B, e l'hanno buttato loro un campionato, perché con tutto il rispetto per lo Spezia che è salito, ma avevano una decina, forse 12. Più di punti, 12 punti di vantaggio sullo Spezia. L'hanno buttato loro. Sicuramente io però mi metto nei panni dei tifosi, 3 partite, 0 punti. Quale messaggio vuoi mandare, tifosi? Lancio un messaggio chiaro ai tifosi, che la squadra c'è, in settimana si sta lavorando bene, il mister prepara ogni settimana scrupolosamente la partita, è solo una questione che deve girare un attimino, così nel gergo si dice, se gira un attimino e riusciamo a sbloccarci, a fare questi maledetti 3 punti, poi siamo una squadra che può andare a parlare in qualsiasi campo, in casa e fuori. Diciamo non solo al 100% sfortuna, ma una gran buona parte di quello. Gran buona parte di quello. Allora andiamo a vedere la formazione con cui si è disposto il Treviso ieri, almeno inizialmente. Naturalmente il modulo rimane quello, il 3-4-3, Campironi in porta, è uscito dopo 8 minuti. Poi Cernuto, Pierangelo, Tarantino e Toppani in difesa, Brunetti, Salvi, Rosaia, Esposito a centrocampo, Nazareno, Tarantino, Piccone e Fortunato davanti. Nazareno, due novità, il tuo omonimo Tarantino centrale difensivo e Piccone in attacco. Ti chiedo innanzitutto cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa con Piccone nel modo di giocare. Le caratteristiche sono simili a quelle di Sì, forse... Ma Piccone sì è più rapido, attacca più gli spazi. Piccone magari a differenza di Usma fa più a sportellate. Hanno caratteristiche diverse, sono due giocatori che per noi sono importantissimi. Poi sarà il mister come sempre a decidere chi andare in campo. Quindi siamo una squadra ben attrezzata, come ha detto prima Stefano, e noi sapevamo che è un campionato dove bisogna soffrire, perché è una squadra giovane e, come ha detto lui, siamo andati a giocare su un campo come Trapani, che l'anno difficilissimo, che l'anno scorso ha buttato via un campionato che non so come hanno fatto. E io sono la mia idea, qualsiasi altra squadra ieri andava lì e giocava col 5-4-1. Noi siamo andati lì a giocare col 3-4-3 e a giocarci la partita a viso aperto, e abbiamo creato 4-5 occasioni da gol. Anzi, abbiamo fatto 5 gol, 3 a loro e 2 a noi. Quindi questo è il mio modesto parere. Ha detto, sono pienamente d'accordo con Stefano, che ha detto che ovviamente i tifosi guardano il risultato. Per ora hanno ragione loro, ma noi cercheremo di, con il lavoro e con i sacrifici che stiamo facendo in queste settimane, di portare i tifosi dalla nostra parte. Stefano, l'altra novità, tornando alla formazione, è quella di Pierangelo Tarantino, centrale difensivo, un po' in emergenza, perché il suo ruolo sarebbe un centrocampista, anche se ha giocato pure in passato da centrale. Ci sembra sia andato piuttosto bene. No, ma... al di là, insomma, di qualche incomprensione della difesa in generale, soprattutto sui gol presi, ma... Forse sì, forse poteva essere una sorpresa, perché per chi se lo immaginava centrocampista, di trovarlo dietro, ma Angelo... svolge bene entrambi i ruoli, sia un po' un jolly, sia da difensore centrale che da
Centrocampista centrale, se il mister l'ha voluto qua ci sarà un motivo, non avevamo dubbi, non avevo dubbi sul fatto che potesse interpretare meglio quel ruolo, anche se l'ultima con l'Entella avesse fatto il centrocampista centrale. È un ragazzo che in settimana, come tutti, si sacrifica, si impegna dal massimo e sono contento per lui perché a livello personale secondo me ha fatto un'ottima prestazione. Certo, anche secondo noi. Allora, dicevamo di Piccone che ha fatto un gran gol, allora è il momento di parlare di Bomber, in particolare andando a leggere la classifica dei marcatori dopo la terza giornata. Certo Luca, passiamo infatti alla classifica dei marcatori con 4 reti, troviamo Donnarumma del Como, con 3 reti troviamo Guerra di Virtus Entella, 2 reti Nazareno Tarantino del Treviso e altri 11 giocatori. Insomma, Donnarumma, un giovane del Como che ha già segnato 4 reti in 3 partite. Stefano Salvi, tu che hai giocato anche nel Como per diverse stagioni, anche il Como è una squadra che cercherà di dire la sua per la promozione, si è trovato anche giovani importanti, sì, come lui. Io sono stato là 4 anni, la società che c'è adesso l'ho conosciuta in parte perché è arrivata a Como negli ultimi 4 mesi, però sicuramente è una piazza ambiziosa. Comunque. È una piazza ambiziosa, è da troppo tempo, io l'ho vissuta fino all'anno scorso, è da troppo tempo che si trova in categorie che secondo me non gli appartengono, perché una società blasonata come il Como, come appunto a livelli del Treviso, non accetta di stare in una categoria del genere. Il tifo è sempre presente allo stadio, vivono dei ricordi freschi della Serie A, perché prima del fallimento dei Preziosi era quella la loro categoria, e conosco bene Ardito, il capitano. Mi ha raccontato, è una squadra che sicuramente darà anche loro, giovani, ma daranno del filo da torcere a parecchie squadre. È una dimostrazione che è un girone comunque difficile, perché ci sono diverse, chiamiamole così, nobili decadute. Abbiamo detto il Como, il Treviso, la Reggiana. Ce ne sono davvero tante, senza parlare del Lecce e dell'Albino Leffe. Ci fermiamo un momento per un paio di minuti di pubblicità, dopo torniamo con le interviste del dopogara dallo stadio di Trapani. Passiamo adesso a Trapani con l'intervista dell'allenatore Agenore Maurizzi. Mister, un'altra buona prestazione in termini di aggressività, pericolosità in attacco contro un avversario forte che lotterà per la promozione, però purtroppo i punti rimangono zero. Sì, sono molto incazzato di questa cosa, perché siamo venuti a Trapani, abbiamo fatto una partita credo importante e mi sono rotto le scatole di ricevere complimenti e di raccogliere zero. Forse dobbiamo avere più sostanza, dobbiamo essere più determinati. Poi abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo nostro, un gol sull'ultimo minuto su un calcio d'angolo loro, su una punizione laterale, scusate, poi su un fallo laterale in laterale, insomma. Prendiamo gol stupidi, occasioni da gol, veramente pecchiamo di molta ingenuità, e questo non va bene perché è uno schiaffo al lavoro che facciamo. Sarà un po' arrabbiato per quel gol, quello del 3-2, perché è arrivato su una mischia, tra l'altro un minuto dopo un'altra mischia pericolosissima che per fortuna il Treviso poi aveva salvato. Sì, ma mi sono arrabbiato perché il momento in cui arriva del gol e le dinamiche della partita non sono tutte le stesse, mancavano 2 minuti, avevamo la palla di piedi, bastava calciarla fuori in uno spazio e non prendevamo quel gol, invece l'abbiamo tenuta lì, abbiamo fatto punizione e questo ci è costato praticamente il terzo gol. Veniamo qui a Trapani, dominiamo, facciamo delle ottime azioni, ci difendiamo benissimo, anzi il Trapani non ci ha mai attaccato se non con lanci lunghi, e portiamo a casa 0 punti. Dobbiamo stare più attenti. C'è il campionato, è fatto di giocatori di grosso spessore come quelli del Trapani, così Domenica e Lecce. Noi non possiamo commettere, dobbiamo far salire l'attenzione, non possiamo commettere simili ingenuità. Magari si spera anche un po' di fortuna, visto che anche oggi l'infortunio a Campironi e Toppan subito nei primi minuti di gioco, anche se Merlano ha giocato benissimo. Sì, Merlano è un grandissimo portiere, già l'ho detto, ma anche Campironi, voglio dire, sono infortuni e gira così. Va così, la responsabilità come sempre è del tecnico, me le assumo tutte, però devo dire che a un certo punto parlavo appunto con Tarantino, stavo seduto in panchina prima del 2-1, mi stavo divertendo a vedere la nostra squadra giocare. Però poi il calcio è fatto di risultati, i risultati sul campo non convengono e viene giudicato per quello. Se c'era un punteggio ai punti sicuramente non avrebbe vinto il Trapani. Domenica il Lecce, avversario durissimo, forse il più duro. Bisogna affrontarle tutte prima o poi. Bisogna giocare, anzi, vediamo. Giustamente un po' sconsolato, oltre che arrabbiato, per esempio un eufemismo,
Maurizi, Tarantino, ha ragione il mister, purtroppo la fortuna non gira dalla parte del Treviso e quando perdi partite così... È normale essere arrabbiati, domani lo sarà ancora di più, però da domani l'adrenalina, la rabbia la trasformeremo lavorando sul campo perché è sempre così. Speriamo di fare una prestazione importante contro il Lecce e magari di fare anche un risultato importante. Si riparte dal carattere e dalla voglia di giocare che il Treviso mette sempre in campo. Sì, ma quella deve essere la nostra priorità, cioè è ovvio che i risultati ti aiutano, però noi bisogna stare tranquilli e fiduciosi del lavoro che stiamo facendo, stiamo seguendo tutti la nostra linea che si chiama Genere Maurizi e noi, per noi ma anche per lui, perché prepara le partite nei minimi dettagli, quindi è un peccato veramente, perché io ho avuto anche altri allenatori che, con cui ho vinto i campionati e non preparavano le partite in maniera come le prepara lui, cioè lui ci dice anche che tra un po'. Quante volte vanno al bagno? Gli avversari. Ce l'hanno quindi... detto in tanti, evidentemente c'è un bel gruppo sia tra di voi che attorno al mister. È un gruppo bellissimo e si può veramente costruire qualcosa di importante, quindi ci vuole un pochettino di pazienza e noi al più presto vogliamo uscire da questa situazione e far divertire i tifosi, ma anche stare tranquilli più noi e divertirsi anche noi, perché poi con i risultati vai anche al campo con altro umore, con un'altra voglia di lavorare. È tutto diverso. Allora Silvia, abbiamo qualche altro messaggio, ricordiamo velocemente che potete contattarci per telefono 0422 360523 e poi naturalmente scriverci su Facebook e Twitter. Sì, infatti Luca, abbiamo un post di Matteo che ci dice: squadra che vince non si cambia, come mai la dirigenza ha rivoluzionato invece la squadra? Bah, giro la domanda. Perché le categorie esistono. Se sono state inventate le categorie perché ci sono giocatori per l'interregionale, nulla togliere quelli che hanno vinto il campionato dall'interregionale alla C2 e quelli che hanno vinto il campionato dalla C2 alla C1. E evidentemente hanno fatto una scelta e hanno puntato su altri giocatori. E anche a me mi hanno mandato via da Castellammare, che vuol dire? A volte le società puntano su altre cose, su altri giocatori, ci sono allenatore nuovo che vuole altre esigenze, vuole altri tipi di giocatori, quindi nulla. Sono scelte che fanno la società, queste non sono cose che noi ci riguardano e come ho detto prima cercheremo di dare il massimo per il Treviso, per noi e per il mister. Del resto Tarantino e Salvi sono proprio due nuovi acquisti che hanno già dimostrato in queste prime tre partite di essere tra i migliori di questa squadra, giocatori abituati anche a categorie diverse, soprattutto per il curriculum che ha Nazareno. Abbiamo anche Twitter, qualche tweet? Sì, infatti Luca, c'è anche un Twitter del Trapani Calcio che dice: bellissima partita quella di ieri, complimenti davvero. Ecco Salvi, il Treviso continua a raccogliere complimenti dagli avversari. Esatto. Però io da questo punto di vista sono d'accordo col mister. Questo dà un po' fastidio anche al mister. No, il mister poi si è espresso in un linguaggio abbastanza colorito, non serve tradurlo, però è vero, cioè, i complimenti purtroppo valgono, non ci facciamo fino a un certo niente. Punto. Fa piacere che il Treviso... Preferisco, non vedo l'ora che venga partita di ritorno e manda un messaggio su Twitter e fai complimenti al Trapani, perché nonostante abbia perso 3-2 col Treviso ha fatto un'ottima partita. Così. Oppure magari giocare anche un po' meno bene, ma qualche volta far punti. Ma portare a casa i 3 punti, perché adesso è fondamentale. E allora torniamo a Trapani per sentire, proprio da questo punto di vista, anche l'intervista all'allenatore del Trapani, mister Boscaglia. Allora Roberto, finalmente sono arrivati questi 3 punti dopo diversi mesi che non arrivavano qui al provinciale in campionato. Sì, è una partita difficile, tosta, lo sapevamo, anche se loro avevano qualche assenza, avendo 0 punti in classifica hanno giocato col coltello tra i denti, come era giusto che fosse. Ho trovato una squadra molto viva di fronte, però noi volevamo a tutti i costi questa vittoria. Siamo anche partiti abbastanza bene, abbiamo sbloccato il risultato e dopo c'è stato l'episodio dell'infortunio del portiere che ha scombussato un po' tutti, sia noi che loro. Il francese abbiamo preso un gol stupido per quanto riguarda l'errore che abbiamo fatto, però Pigone si è inventato il gol della domenica, complimenti a lui. Poi abbiamo ripreso a giocare, il campo non ci ha permesso tanto di poter giocare con palla al piede, quindi abbiamo lavorato molto anche cambiando fronte, lavorando molto sul lungo corto con gli esterni, giocando la palla alle spalle dei difensori avversari. Spesso ci siamo riusciti e secondo me abbiamo poi strameritato il 2-1 che è arrivato con una ripartenza e subito dopo c'è stato l'episodio del rigore, classico rigore che se l'arbitro lo vede lo dà, se non lo vede niente, di quelli che ce ne sono tanti in area, però lo ha visto, l'ha dato e poi abbiamo avuto una reazione molto molto rabbiosa nel finale del primo tempo.
e con quell'azione rocambolesca della traversa, del salvataggio sulla linea e poi anche quella del gol. Siamo tempo molto più equilibrio, però il campo era veramente molto allentato, non ha permesso quasi mai di giocare. Loro ci hanno messo in difficoltà con i calci piazzati, i calci d'angolo, molti cross a rientrare da parte di Tarantino, molto molto bravo, però noi abbiamo retto bene. In realtà loro non hanno quasi mai tirato in porta nel secondo tempo, noi siamo ripartiti 3-4 volte, potevamo fare meglio, c'è stato abbastanza equilibrio, poi alla fine abbiamo anche dovuto cambiare un po' l'assetto perché loro continuavano a buttare questi palloni in area e lì non potevamo rischiare il 4-3, abbiamo messo un altro difensore centrale, ci siamo alzati anche un po' mettendo le tre punte e abbiamo cambiato anche due centrali di centrocampo perché avevano grandi difficoltà fisiche e poi alla fine abbiamo retto bene. A livello morale adesso questa vittoria spianerà secondo te la strada per le partite che verranno? No, questo non lo so, sicuramente è un'iniezione di fiducia importante perché comunque abbiamo vinto fuori casa, abbiamo vinto in casa, si accresce l'autostima, abbiamo dimenticato tutto quello che è successo nei mesi precedenti, le vittorie aiutano tantissimo sicuramente a livello psicologico, però questo non deve farci perdere di vista il fatto che dobbiamo migliorare tanto, perché oggi sono state fatte le cose buone ma delle cose meno buone e sulle cose meno buone dobbiamo lavorarci ancora di più e dobbiamo anche cercare di confermare quello che di buono abbiamo fatto. Quali sono i meccanismi ancora da ovviare secondo te? I meccanismi da ovviare sono che oggi avevamo 6 giocatori nuovi rispetto all'anno scorso in campo, in tutti i reparti, in porta, dietro, 2 a centrocampo, 1 in avanti, quindi è normale che si deve lavorare tanto, i ragazzi devono conoscere tra di loro. E da 2 mesi è qualcosa che sono insieme, abbiamo, ripeto, cambiato tutti i reparti, molti meccanismi ancora non ci sono, ma stiamo lavorando tanto in questo senso, dobbiamo essere bravi e anche molto pazienti. Ecco, abbiamo sentito l'intervista all'allenatore del Trapani, Roberto Boscaglia, e passiamo adesso invece all'intervista del direttore generale del Treviso, Mario Santoro. Direttore, ci troviamo a commentare un'altra buona prestazione del Treviso, purtroppo un'altra sconfitta. Ah sì, purtroppo un'altra sconfitta, direi, se vedete le liste c'è 61 anni di differenza fra la nostra squadra e la loro e quindi un minimo di ingenuità purtroppo l'abbiamo pagata, che abbiamo preso gol l'ultimo minuto del lunghissimo primo tempo e purtroppo questa ingenuità ci è costata cara. Le note positive sono l'aggressività che il Treviso mette sempre in campo in ogni partita e anche Piccone un ottimo esordio dal primo minuto al di là del gol. Sì, le note positive sono senz'altro il gruppo, cioè la squadra che è unita e mette grandissima applicazione e aggressività. Purtroppo ancora facciamo degli errori figli dell'ingenuità, speriamo che questi errori terminino al più presto e comunque alla fine mi trovo in una situazione particolare perché senz'altro devo fare complimenti alla squadra per la voglia, la determinazione che ha messo. E chiaramente speriamo di correggere ancora questi errori col tempo e che alla fine i risultati arrivino. Complimenti a Piccone per l'ottima partita. Un'ultima cosa, Campironi come sta? C'è stato qualche attimo di tensione e di paura? Sì, c'è stato un attimo di paura e di tensione anche. Se avete visto sono sceso in campo, e Camperone è all'ospedale, ha fatto l'attack, ora siamo andati a riprenderlo e quindi dovrebbe tornare in aereo con noi, quindi pensiamo nulla di grave, al momento insomma, abbiamo notizie che non è niente di grave. Chiaro ci sono stati momenti di tensione perché insomma, c'è stato un po' di malintesi con le ambulanze e quindi la cosa insomma, mi ha lasciato un po' perplesso a questo punto di vista. Comunque. Va bene così. Eh sì, ma l'intesi di cui parla il direttore Santoro è il fatto che i sanitari, l'ambulanza ci ha messo un pochino prima di entrare in campo a soccorrere Campironi, per fortuna poi è andato tutto per il meglio, ma insomma si poteva cercare di essere un po' più celeri. Allora è il momento di commentare alcuni episodi che abbiamo preparato con la nostra moviola perché in qualche modo hanno condizionato la partita. Abbiamo già visto in abbondanza l'infortunio di Campironi che poi ha causato anche il gol, ma insomma quello in quella circostanza era il male minore. Vediamo anche i due rigori, cominciamo con quello assegnato al Trapani perché in diretta sembrava che Esposito fosse intervenuto sul pallone, quasi interamente sul pallone. Questa è l'azione, adesso riusciamo a vederla un pochino più alla moviola e devo dire, Salvio Tarantino, non si vede benissimo, però io ero a 4-5 metri e
palla netta, cioè non è stato bravo l'attaccante a non, col movimento. A non cascare in modo troppo plateale, casca quasi da fermo così e sembrava più che quello che era, ma la palla cambia direzione, cioè non la tocca. Sì, forse anche il fatto che cambia direzione ma resta lì, fosse stata una deviazione più netta magari. Forse sì, ma sicuramente se ho sentito Boscaglia che dice i rigori come quello su Picone, se lo vedono lo danno, se no non lo danno, molto più rigore quello su Picone e quello che non l'ho visto nelle azioni salienti, ma non mi sembra. Sì, verso la fine c'è stato un contatto simile. Al limite sempre dell'aria su. Verso è, secondo me, più netti quelli come calci di rigore piuttosto che questo. Questo Esposito, non per giustificarlo, ma è palla piena. Non esiste. È stato bravo l'attaccante che l'ha vista arrivare, che entrava in scivolata, ha frenato la corsa e insomma è caduto giù. Vediamo anche quello assegnato allora al Treviso. In questo caso la trattenuta sembra nettamente più evidente su Picone. Come fa? Mette in dubbio. Si vede proprio il braccio del difensore del Trapani, Tarantino. No, questo è rigore netto. Cioè, non... Poi può anche non darlo, però è rigore netto. C'è cioè qualcuno questo... che ha detto probabilmente se non avesse dato quel rigore probabile, dubbio al Trapani non avrebbe dato neanche però, questo. Tra i due, se non avessero dato nessuno dei due, questo è più rigore. Cioè questo è netto, quello no. L'ultimo episodio di Moviola che dobbiamo vedere prima di tornare allo stadio di Trapani è anche il gol del definitivo 3-2 segnato al sesto minuto di recupero del primo tempo, tanti minuti assegnati appunto dall'arbitro Giovani. Vediamo allora questo episodio, perché si era parlato forse di un possibile fuorigioco o di un contatto forse con la mano dell'attaccante che è Mancosu prima del gol. Allora possiamo già dire da come si potrà vedere da questa immagine che il fuorigioco non c'era, perché c'era Toppan che teneva Mancosu pienamente in posizione. È molto più difficile capire se in qualche modo ci sia stato forse un tocco con il braccio, perché avete protestato molto voi in campo, perché cos'erano le proteste? Ma io... Si pensava un fuorigioco forse? No, io sinceramente non ho capito perché si protestava. Esposito era là e dice di avessi da un tocco di mano. Ecco. Però non, vista così veloce anche non saprei dirti. Il problema è che questo è... Sì, segnale... in effetti c'è anche una quadratura un po' che trae in inganno, perché la palla è proprio davanti al corpo di Mancosu, quindi si vede poco dalle immagini. Ma... Non bisogna stare a guardare il tocco di mano. A me è lampante, cioè, vedere un uomo da solo dentro l'area da un minuto. Più che altro sì, è l'errore di posizionamento difensivo. È quello, l'ingenuità di cui parlava il direttore e il mister prima, sono queste qua. È inconcepibile. Considerato poi il momento della partita, era l'ultimo minuto di recupero del primo tempo, c'era stata pochi minuti prima un'azione simile. 10 secondi prima. No, parata, traversa, salvataggio della linea. Vabbè. Comunque, fa rabbia vederli. Torniamo a Trapani per sentire alcuni dei protagonisti della gara. Il protagonista del Treviso, uno dei protagonisti del Treviso, Picone, un ottimo esordio per lui nonostante la sconfitta, è il difensore del Trapani, D'Aiello. Andrea Picone, cominciamo dalle note positive. Un esordio dal primo minuto, nella tua terra tra l'altro, un bel gol, una bella prestazione. Sì, finalmente è arrivato l'esordio, finalmente sto cominciando ad entrare in forma. È arrivato il gol, però purtroppo dovevano arrivare anche i tre punti o almeno il punto, e questo non c'è stato, quindi viene tutto vanificato. E c'è di nuovo da abbassare la testa e ricominciare la settimana a lavorare per arrivare a far meglio tutti insieme. Ancora una volta una bella prestazione però del Treviso, arrivano i complimenti anche degli avversari anche questa domenica, però i punti rimangono a zero. Di sicuro... Dalla prima ad oggi sempre meglio perché poco a poco stiamo imparando gli ingranaggi, i movimenti e si vede in campo. Però le belle prestazioni non servono se non porti i tre punti e quindi dobbiamo far di tutto per ridurre al minimo gli errori, fare meno errori possibili, distrazioni e portare a casa i punti che sono quelli che servono per muovere la classifica. Treviso comunque ha tenuto testa al Trapani, che è una delle favorite che lotterà quantomeno per la promozione. Domenica un altro avversario terribile, Lecce. Tutti sono avversari terribili. Abbiamo visto che il Trapani ha una grandissima squadra con grandi nomi, però ce la siamo giocati. Purtroppo ci ha detto male, però siamo stati sempre sul pezzo, sempre in partita. Quindi anche con il Lecce, che ha dei nomi ancora migliori, tutti i giocatori di categoria superiore sicuramente.
dobbiamo dare il massimo e non dobbiamo pensare a nessuno e a niente, dobbiamo pensare solo a noi, a far bene, a far punti. Qualche meccanismo ancora da gara anche in fase difensiva, comunque tutto sommato una buona gara. Sì, venivamo da tante partite che non vincevamo in casa, anche loro l'anno scorso, io sono arrivato quest'anno e era molto difficile perché il Treviso è una squadra giovane ma molto forte. Meno male che abbiamo portato a casa i 3 punti e va bene così. Finalmente tra l'altro si vince anche al provinciale davanti ai propri tifosi. Sì, infatti l'avevo detto prima, è una partita molto difficile. Poi la prima l'abbiamo persa in casa contro il Carpi ed era molto difficile ancora vincere contro il Treviso e meno male che ce l'abbiamo fatta, anche se dobbiamo migliorare qualcosa in tutti i reparti. Ecco, su cosa secondo te bisognerebbe agire per quanto visto oggi in partita? No, ma alla fine quando vinci va bene tutto, però dobbiamo un po' migliorare così, ma alla fine abbiamo vinto e va bene così. Il Treviso vi ha messo un po' in difficoltà dal punto di vista dell'aggressività? È una squadra molto giovane, onestamente mi è piaciuta tanto, era molto aggressiva, non era facile vincere, meno male che abbiamo fatto subito il 3° gol perché se andavamo in pari fino al primo tempo si faceva dura, meno male che abbiamo fatto il 3-2 e poi ci siamo chiusi molto bene, ma secondo me il Treviso farà molto bene quest'anno. Lo ha detto Nazareno Annuiva, perché lo ha detto prima Boscaglia, lo ha detto adesso il difensore del Trapani e il Trapani si è chiuso. All'inizio sembrava giocasse in trasferta loro. Dopo 20 minuti del secondo tempo si sono messi 5-4-1, ha messo Filippi, la palla più lunga a 50 metri. Vabbè, comunque hanno vinto loro, quindi hanno ragione. Allora vediamo un altro episodio che qualche polemica l'ha creata, ovvero la munizione che si è preso Cernuto per simulazione. C'era stato un contatto col portiere del Trapani Nordi, che qui non vediamo, ma c'era stata un'uscita piuttosto ruvida del portiere e poi un accenno, insomma, così di battibecco, comunque in toni civili, e c'è stato questo buffetto, schiaffetto ai danni di Cernuto. Sicuramente il tocco c'è stato, resta da capire se fosse un tentativo di reazione oppure no. Non so se vogliono commentare Salvi e Tarantino. No, bene, abbiamo capito. Comunque possiamo dire che probabilmente Cernuto non poteva rendersi conto di quelle che fossero le intenzioni del portiere del Trapani Nordi. Dici ci ha provato. Ci ha provato. Complimenti all'Università di Tarantino, allora. E vediamo l'ultimo servizio di oggi, poi naturalmente passeremo a parlare sul finale di trasmissione del prossimo impegno quasi proibitivo del Treviso contro il Lecce. Passiamo adesso alle pagelle dei giocatori del Treviso. Allora abbiamo un attimino da attendere e intanto possiamo dire, dico a Tarantino e Salvi, che noi da qualche settimana facciamo queste pagelle e ci troviamo un po' in difficoltà perché il Treviso gioca bene, le insufficienze sono pochissime e lievi, eppure ci troviamo sempre a commentare delle sconfitte. Rapida risposta prima di vedere il servizio, Salvi e Tarantino, conferma che insomma il Treviso gioca bene, le occasioni le crea. Ripeto, il nostro è solo esclusivamente un problema del risultato, poi ci mancherebbe, tutto va sotto giudizio, però io non mi sento di dare nessuna insufficienza a livello di squadra. Poi è normale che degli errori personali qualcuno l'ha commessi, altrimenti non avevamo preso 3 gol e non avevamo perso delle marcature, però non si colpevolizza nessuno. Oggi è certo toccato a me, domani toccherà a lui, speriamo che non tocca più a nessuno, così facciamo 3 punti, però andiamo avanti, si lavora, da domani si comincia a lavorare senza pensare a nient'altro. Vediamo allora le pagelle. Campironi esce di scena all'alba della partita. Attimi di tensione quando lo si vede barcollare in piedi. Per fortuna non pare nulla di grave. Senza voto. Merlano. Non fa rimpiangere Campironi, sicuro di piede e tra i pali. Miracoli su Mancuso e Basso. 6,5. Cernuto, ringhia su chiunque. Episodio dubbio in aria con il portiere avversario Nordi per la presunta simulazione. 6. Pierangelo Tarantino. Ruolo inedito per lui, non commette errori gravi e anzi salva un paio di situazioni disperate nell'uno contro uno. 6,5. Toppan.
pronti via e si infortuna nello scontro con Campironi. Gioca tutta la partita incerottato e sbanda un po', come sul terzo gol del Trapani quando non chiude su Abate. 5,5. Brunetti. Benino in marcatura e spinge con costanza, ma soffre su Madonia. 6. Salvi. Caccetta e Spinelli sono brutti clienti. Lui la mette sul fisico e qualche volta riesce anche ad impostare. 6. Rosaia. Gara di grande generosità. Te lo trovi dappertutto, ma a volte si pesta i piedi con Salvi. 6. Esposito. Il rigore probabilmente non c'era e salva sulla linea poco prima del 3-2, ma commette qualche errore banale e perde il confronto con Basso. 5,5. Nazareno Tarantino. Inventa calcio e alcune giocate di gran classe. Le manovre offensive del Treviso passano tutte dai suoi piedi. 7. Picone. Gol da Cineteca. Rigore procurato e da solo dà fastidio a tutta la difesa trapanese. Esordio da incorniciare. Risultato a parte. 7. Fortunato. Aiuta il centrocampo e non si risparmia mai. Ma ad un attaccante si chiede pericolosità e lui non punge. 5,5. Sì. Spostato in fascia, prova a rendersi utile con fisico e velocità, ma alla fine si trova più lui ad inseguire gli altri che non viceversa. 5,5. Maurizi. La sua squadra non demerita di fronte ad un quotato Trapani e anzi meriterebbe almeno il pareggio. Deve insegnare ai suoi ragazzi a spazzare quando serve. Decisamente in credito con la fortuna. 6. Rieccoci in studio lunedì bianco-celeste, siamo quasi alla fine, c'è ancora il tempo soltanto di leggere il prossimo turno del girone A di prima divisione e poi presentare la partita con il Lecce. Silvia, leggiamo il prossimo turno. Sì, infatti. Luca, leggiamo che nel comunicato della Lega Pro di oggi si legge che la partita San Marino-Pavia si giocherà lunedì 24 settembre alle ore 20:30 per concomitanza con un'altra manifestazione allo Stadio Olimpico di Serravalle. Bene, quindi ci sarà un posticipo. Certo, alle 20:30. Poi vediamo che le prossime partite invece sono Carpi-Cremonese, Como-Portogruaro, Cuneo-Albino-Leffe, Feralpi-Salò-Reggiana, Lunemezzane, Sud Tirol, San Marino Pavia, ricordiamo che c'è il posticipo a lunedì, Treviso Lecce e Virtus Entella Trapani. Riposa la squadra Tritium. Allora, un minuto a testa, forse anche meno, per Salvi e Tarantino per presentare, del resto ne abbiamo parlato anche durante la puntata, la prossima partita di domenica contro il Lecce. Dicevamo Lecce strafavorito per la qualità della rosa, ma il Treviso cercherà di fare il risultato. Tarantino. Beh, è una partita che si presenta da sola. Penso che tutta la rosa del Treviso vorrebbe giocarla, quindi è una partita che dà carica, dà adrenalina, stimoli, giochi con giocatori che, come ho detto prima, fino a 4 mesi fa hanno fatto la Serie A, tipo vedi Geda, Giacomazzi, Cevanton, quindi penso che domenica alle 3 chiunque vorrebbe essere in campo. Speriamo di poter dare sia per noi, per la società, per il mister e per i nostri tifosi la prima soddisfazione. Sperando anche che i tifosi possano dare una mano, Salvi, domenica, correndo numerosi allo stadio. Speriamo. È sempre bello avere l'appoggio di tanta gente e secondo me una società e una piazza come Treviso sarebbe un peccato non riempire lo stadio domenica. È una partita veramente che lascia un bel sapore in bocca, perché Lecce e Treviso come... Quasi una partita, sì, di Serie A, qualche anno una fa poteva essere una partita di Serie A. Che non ha niente da invitare a due club di Serie A, quindi mi auguro che noi ce la mettiamo tutta in settimana col mister, come è sempre stato fino adesso, a prepararla nel migliore dei modi per fare in modo di sbloccarci, chi lo sa, magari proprio con la squadra più,
blasonata del girone e mi auguro che i tifosi ce la mettono tutta per venire a sostenerci domenica al tennis. Potrebbe essere una bella molla psicologica, certo, una vittoria contro il Lecce. Abbiamo soltanto il tempo di ricordare i numeri per contattarci, Silvia, poi salutiamo gli ospiti che sono stati sì, con noi. Ci potete contattare al numero 0422 360523 oppure alla nostra pagina Facebook Lunedì Bianco Celeste oppure su Twitter Lunedì BC. Ringraziamo e salutiamo gli ospiti. Ringraziamo Nazzarino Tarantino, grazie a tutti, attaccante del Treviso, e Stefano Salvi, centrocampista del Treviso. Grazie a te. Grazie. Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo che Lunedì Biancoceleste dalla prossima settimana cambia orario, perché alle 20.30 sarà una nuova edizione del telegiornale di Treviso 1, che rafforza quindi le sue edizioni del TG. Quindi noi inizieremo alle 21, naturalmente sempre in diretta, dalle 21 alle 22. Adesso, subito dopo la nostra trasmissione, la sintesi, anzi la differita della partita, dell'intera partita Trapani-Treviso. Grazie di averci seguito, buonanotte.